Ben ritrovati a tutti cari amici, un saluto da Carlo Gugliotta. Vi parlo quest'oggi, chiedo scusa perché è passato molto tempo dall'ultimo video che ho caricato. Dietro di me c'era l'albero di Natale, adesso non c'è più. Lasciate un like a questo video se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale, sarà un modo un po' per aiutarmi a sostenere il lavoro che sto facendo anche con il canale YouTube. Quest'oggi vorrei affrontare un argomento abbastanza spinoso in realtà per chi segue il ciclismo, che è stato un po' il motivo portante di tutto l'inverno ciclistico, il ritorno di Fabio Aru al ciclocross. È un argomento che affronto pur sapendo che si tratta per l'appunto in primis di un argomento molto spinoso perché quando si parla di Fabio Aru, diciamo la verità, l'opinione pubblica si spacca in due parti. Ci sono da una parte coloro che tifano in maniera indefessa proprio per Fabio Aru e dall'altra parte invece ci sono un po' i detrattori, coloro che negli ultimi anni non hanno visto i risultati sperati da Fabio Aru e piovono giù tante critiche attorno al corridore sardo. Affronto questo argomento ricordando a tutti che ovviamente io per tanti anni ho seguito e ho lavorato all'interno del ciclocross, all'interno del Giro d'Italia di ciclocross con i ragazzi della SD Romano Scotti, c'è una grande amicizia e quindi mi muovo un po' su un terreno minato, però cerco di dire la mia soprattutto sulla base di ciò che ho potuto vedere proprio con i miei occhi, perché ho avuto la fortuna l'anno scorso di seguire una delle ultime apparizioni pubbliche di Fabio Aru e la prima immediatamente dopo il ritorno alle gare, ovvero la gara di Ancona, in cui a fine dicembre lui ha esordito nel ciclocross e essendo fine dicembre era ancora con la divisa della UAE Team Emirates perché solo dal 1° gennaio chiaramente è potuto passare con la Kubeka Assos. Faccio un passo indietro. Ero a Nizza alla grande partenza del Tour de France a seguire la corsa per INBICI Magazine. A un certo punto, come avviene alla vigilia di tutte le grandi corse a tappe, ci sono le conferenze stampa delle varie squadre. Causa pandemia, le conferenze stampa sono tutte online, tocca alla UAE Team Emirates. Ci colleghiamo dalla sala stampa su Zoom e oltre a Pogačar, ad altri protagonisti della UAE Team Emirates c'era anche ovviamente Fabio Aru. E la cosa che mi ha colpito di quella conferenza stampa, anche nel poterci parlare quei pochi minuti, quel paio di domande che ho potuto fargli, è stato il fatto che a Fabio mancasse il sorriso. Io lo so, forse sono un sentimentalista dello sport e del ciclismo in generale, però io, essendo un giornalista, vorrei anche raccontarvi le emozioni che mi arrivano e vi posso dire che alla vigilia della partenza del Tour de France ho visto un Fabio Aru triste, concentrato, ma non una persona tranquilla. Mentre invece ho visto, ad esempio, un Tadej Pogačar molto tranquillo, nonostante non avesse esperienze di Tour de France alle spalle, nonostante fosse consapevole di quanto ovviamente i suoi avversari lo consideravano un uomo temibile. Tant'è vero che poi è riuscito a vincere il Tour de France. Non ero presente nel giorno del ritiro di Fabio Aru dal Tour de France, però poi c'è stato, insomma, questo rimbalzare di notizie. All'inizio qualcuno mi ha dato anche del matto quando ho scritto su inbici.net Fabio Aru tornerà e tornerà facendo il ciclocross, perché non posso ovviamente dire quali sono le mie fonti, ma posso dire che quella notizia era vera, certificata, e infatti dopo Fabio Aru ha cominciato a correre nel ciclocross. Io ero presente ad Ancona il 27 dicembre, ho fatto 600 km andata e ritorno per parlare con Fabio Aru, ma non solo, anche per rincontrare i tanti amici della famiglia del ciclocross. In quella circostanza ho visto un Fabio Aru già diverso. Ho visto un Fabio Aru che aveva voglia di rimettersi in gioco,
Si è messo a parlare con tante altre persone, non ha detto di no a nessuno per una foto, per quanto fosse possibile, chiaramente, visto che ci troviamo in situazione di pandemia, quindi le foto devono essere fatte mantenendo la distanza interpersonale. Però già lì ho visto un Fabio Aru diverso. Ora, per carità, i grandi giri non si vincono solamente con il cuore, con le sensazioni, si vincono anche e soprattutto con i numeri. Io sono stato molto criticato nel video in cui, ecco, ho parlato un po' dei numeri di Fabio Aru, dicendo che il ciclismo forse non è solo numeri. Però voglio sottolineare una cosa: il ciclismo è vero, è anche e soprattutto numeri, ma c'è anche un qualcosa che deve scattare nella testa dell'atleta. Ora, io non sono uno psicologo, ma ripeto, frequentando da più di 10 anni le corse, mi sembra anche un po' di capire, no? Quando un atleta è in forma, sta bene, quando è fiducioso e quando invece è proprio demotivato. E io ho visto all'inizio, appunto, al Tour de France, un Fabio Aru completamente demotivato e ho visto poi invece un Fabio Aru propositivo nella gara di Ancona. Questo per dire che cosa? Che sono state fatte anche tante riflessioni tecniche più o meno condivisibili su quanto il ciclocross possa fare bene a un uomo da corse a tappe. C'è chi dice può far bene, c'è chi dice no, non fa bene. I pareri sono tanti. Non voglio entrare nel merito dei discorsi tecnici, voglio solamente dire che la scelta di Fabio Aru di fare ciclocross è sacrosanta. Quindi io non solo la appoggio, ma secondo me ha fatto davvero la scelta giusta per potersi rilanciare in ottica futura. Noi non dobbiamo vedere in questo momento della stagione, considerando che lui dovrà farsi trovare pronto per l'appunto tra parecchi mesi. Noi non dobbiamo considerare il rendimento di Fabio ad oggi, noi dobbiamo considerare il rendimento di Fabio sul lungo periodo. E io credo che, soprattutto adesso, col fatto che c'è la pandemia e quindi alcune gare su strada sono saltate, come ad esempio la Challenge Mallorca, credo che fare una preparazione invernale con il ciclocross possa sicuramente fare bene. Io mi metto un attimo nei panni di questo ragazzo. Ha concluso il Tour de France ritirandosi ed è stato, tra virgolette, passatemi il termine, scaricato dalla squadra, perché poi da lì in poi non ha più corso, è proprio sparito dalla circolazione, non ha rilasciato interviste, non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche. Mentre in precedenza, negli anni precedenti, con la UAE Team Emirates, Fabio Aru ha avuto un po' un cammino strano, passatemi il termine, perché lui andava alle corse, si preparava facendo dei ritiri in altura, e le corse andavano male, passava qualche giorno, di nuovo ritiro in altura, altra corsa, purtroppo andava male, ancora ritiro in altura, ancora corsa, non andava bene, terminava la stagione. Ricominciamo, ritiro in altura, corsa va male, ritiro in altura. Capite che è stato un po' una sorta di circolo vizioso. Secondo me, secondo il mio modestissimo parere, fare ciclocross gli ha permesso letteralmente di staccare la spina, entrare all'interno di un mondo dove non ha tante pressioni e soprattutto ha la possibilità di ritornare a fare fatica, perché poi diciamo la verità, il ciclocross è uno sport faticosissimo, dove però questa fatica viene appagata dal senso di divertimento che si prova, perché se una persona non prova un minimo di divertimento, diciamo la verità, è anche difficile, no? Andare col freddo, in mezzo al fango, a pedalare o a correre a piedi con la bicicletta in spalla. Poi sulle questioni tecniche ci sono persone molto più brave di me. Io, ripeto, non voglio entrare nel tecnico e nello specifico, ma io credo che al di là di tutto la scelta di Fabio Aru da un punto di vista psicologico sia davvero sacrosanta. Ricominciare dal ciclocross, ricominciare a fare fatica con il ciclocross è secondo me la scelta giusta. Fare tanti chilometri per fare una gara di un'ora, secondo me, è proprio sinonimo del fatto che Fabio vuole tornare a gareggiare, vuole tornare a farlo ad alti livelli. E per quanto riguarda, e con questa chiudo, le prestazioni di Fabio,
Perché molti dicono: vabbè, ma probabilmente verrà convocato in nazionale, non è giusto, in fondo lui non porta dei grandissimi risultati. Ora, le scelte per quanto riguarda la nazionale italiana di ciclocross ricadono sul commissario tecnico Fausto Scotti. Noi non possiamo entrare nel merito delle valutazioni tecniche. Quello che però possiamo dire è che guardando il palmarès di Fabio Aru, al di là dei risultati che può aver ottenuto nel ciclocross, che non sono mai stati pazzeschi, con il ciclocross ha spesso costruito delle grandi stagioni. E quindi è anche giusto un po' ricominciare dal passato, come lui stesso ha voluto spiegare in un post proprio alla vigilia della gara di Ancona. Io spero che questo mio monologo, che è stato anche un po' troppo lungo, possa aver suscitato in voi interesse e soprattutto la voglia di commentare questo video. Affronteremo poi, tra l'altro, anche altre questioni molto importanti nei prossimi giorni. Mi raccomando, lasciate un like e se volete iscrivetevi al mio canale. Un abbraccio a tutti da Carlo Guglietta.